Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questo nostro quarto appuntamento di 1800 secondi Dare to Ask, il primo del 2022. E mi piace condividere con voi che mi sono molto divertita a preparare questo appuntamento di oggi per tanti motivi. Mi guida sempre un po' la creatività nel costruire un po' le domande di questa chiacchierata informale e questa volta ho incontrato due persone un po' divergenti per come sono, ma assolutamente convergenti sui valori. In secondo luogo, ho imparato qualcosa di una materia che mi affascina, ma che per esperienza professionale conosco un po' poco, quindi grazie, grazie per avermi regalato un pizzico di conoscenza in più. E in ultimo luogo, queste due persone le ascolterete ed sperimenterete anche voi quello che vi sto per dire. Sono due persone appassionatissime del loro lavoro e lo trasmettono. Amano molto l'innovazione, spesse volte sono un passo avanti, rispetto ai più, e questa cosa li rende davvero molto intriganti. Abbiamo con noi Maria Teresa Maggiolino, Maggie, per chi la conosce, grazie Maggie di essere con noi. Maria Teresa, lo vedete già dal volto, siamo un po' simili, ricce, sorridenti sempre tutte e due, è un condensato, dico prima, di contenuti, ma anche di grande simpatia, empatia, capacità di arrivare al cuore delle persone. Quindi Maria Teresa è nostro direttore in Bocconi del corso in laurea magistrale in giurisprudenza e poi abbiamo Andrea Puccio, il nostro Andrea Puccio, uno dei pilastri della comunità, chapter leader del chapter di Brescia e ha fondato la Puccio Penalisti Associati. Anche Andrea ha tantissime idee, tante volte i nostri volontari lavorano per noi. Andrea ha la capacità di farmi lavorare per lui. Scherzi a parte, ci porta grande creatività e spunti. Grazie di essere qua con noi. Benvenuti. Grazie, grazie mille. Quindi direi partiamo con questa piccola maratona di 1800 secondi. Vorrei partire con una domanda facile. Ho detto che siete appassionati del vostro lavoro. Da un lato Maria Teresa si occupa di, ha un'esperienza legale in ambito civilistico, Andrea in ambito penalista. Ma quali sono, secondo voi, le leve, i punti di forza imprescindibili per la vostra professione? E chiederei a Maria Teresa di iniziare. Grazie Elena. Ma allora io penso che impegno e determinazione non possano assolutamente mancare nella professione di un legale e al tempo stesso penso che il bravo legale sia capace di andare al cuore dei problemi, di cogliere la sostanza delle questioni che gli vengono o che le vengono sottoposte. E poi, visto che il lavoro è sempre più un lavoro di team, un lavoro di squadra, sono convinta che i bravi legali debbano imparare, o debbano sapere, aver cura di coloro che lavorano con loro, prestare attenzione alle loro esigenze, per rispondere a queste esigenze, ma anche per rendere il lavoro, più piacevole e per far sentire tutti parte del progetto legale che stanno realizzando. Grazie, mi piace molto questo concetto della centralità della persona, dell'umanizzazione della professione. Ma vediamo cosa ne pensa Andrea su questo tema. Sì, per rispondere alla tua domanda mi concentrerei anch'io sugli aspetti delle soft skills perché ritengo che la preparazione giuridica, le conoscenze della materia siano ormai una precondizione per la nostra attività professionale. Credo anch'io che la determinazione, la perseveranza in quello che si fa tutti i giorni siano un po' i valori chiave, gli aspetti chiave per il successo. Dall'altro lato, eliminerei, se possibile, dal nostro modus operandi la superficialità, perché credo che sia una delle maggiori cause dell'insuccesso. Infine, credo che nel nostro ambito sia fondamentale avere un approccio pratico, pragmatico alle questioni, cercare di andare al cuore della questione che ci viene sottoposta per trovare una soluzione pratica, abbandonando un po' gli aspetti teorici e i sofismi, ma di cercare di essere molto operativi e molto pragmatici come approccio professionale alle questioni, in favore dei nostri clienti e dei colleghi che ci dovessero interessare di questioni giuridiche. Grazie Andrea, mi ricollegherei a quello che dicevi perché avete parlato tutti e due delle leve, ma tu hai detto anche una cosa che toglieresti, la superficialità. Ma se avessi una bacchetta magica, quali altri ostacoli toglieresti per migliorare la professione?
due aspetti che toccherei totalmente diversi tra loro dal mio punto di vista. Il primo riguarda, da penalista, un po' il rapporto con l'autorità giudiziaria, il rapporto che hanno le imprese e le aziende che ci troviamo ad assistere con l'autorità giudiziaria. Credo che i magistrati abbiano fatto grandissimi passi avanti in questi ultimi anni, ma credo che ci sia ancora molto da fare. Sicuramente le condotte penalmente rilevanti debbono essere sanzionate anche duramente, ma talvolta credo che sia opportuno avere un approccio maggiormente ragionevole e flessibile, nei confronti delle imprese e del nostro tessuto produttivo. L'altro aspetto è che mi permetto di sottolineare quello dell'invidia. Nel nostro settore credo che ci sia molta invidia. Io ritengo che tutti noi dovremmo essere molto rispettosi e valorizzare le competenze dei nostri competitor, dei nostri colleghi, cercando di dedicare le nostre energie a migliorare le nostre competenze e a cercare di raggiungere i nostri obiettivi, cercando di trovare anche dei punti di appoggio, cercando di fare squadra con i colleghi e i competitor nell'ambito di questo settore. Grazie, due temi delicatissimi su cui preferisco non commentare e lasciare la parola a Maggie. Beh, io eliminerei il corporativismo, per esempio, cioè l'incapacità di mettersi in gioco dei singoli individui che operano sul mercato e che usano l'appartenere ad una professione come uno schermo per soffocare, per nascondere le loro inefficienze o il loro pressapochismo, oppure per rivendicare dei privilegi che non hanno diritto ad avere. Quindi certamente appunto il corporativismo, e poi eliminerei anche, come diceva Andrea, il pressapochismo. È giusto avere un approccio, come dicevo anch'io, sostanziale, pratico ai problemi, però sempre in un contesto in cui il rigore, nell'affermazione dei principi, la sistematicità, la coerenza di quello che si afferma, hanno un peso. Grazie. Grazie. Qua avete già dato degli spunti per la mia prossima domanda. Come sapete, noi abbiamo molto a cuore le nuove generazioni, coloro che si affacciano a delle nuove professioni, e ci piace poter dar loro degli spunti, dei consigli di riflessione. Quindi io vi dico la parola futuro. Quindi il futuro della vostra professione in mano sicuramente a professionisti come voi, ma anche a coloro che si affacciano a questa professione. Quindi già gli elementi che avete detto di togliere è già un consiglio che date. Ma cosa vi sentireste di consigliare a queste nuove generazioni per costruire la propria soddisfazione professionale? Quindi non so chi vuole iniziare, vuoi partire tu, Andrea? Volentieri, da giovane mi ritengo ancora E tale. giovani, cosa vorresti dire? Scusa Maggie, diciamo qualcosa. Non c'è più religione. No, da giovane, vabbè, giovane. Il primo aspetto che a mio avviso deve essere sottolineato è quello della passione. Lo dico per esperienza personale, occorre andare alla ricerca nei primi anni della propria passione e seguire quella. Questo credo faccia la differenza in positivo e negativo. Veramente in questo ambito, ma in tutti gli ambiti, individuare la propria passione è veramente la chiave di volta. E inoltre credo sia molto importante cercare di costruire un progetto con al centro le persone, perché il capitale umano oggi nella nostra professione, ma in svariati ambiti, è l'elemento più importante. Il team, la squadra di lavoro, una squadra solida e coesa che possa condividere determinati valori, fa la differenza dal mio punto di vista in questo settore. Quindi riuscire ad individuare la propria passione e condividerla, perseguirla e valorizzarla con delle persone che condividano appunto un progetto lavorativo, ma arrivo a dire un progetto di vita, perché la professione, se vissuta con passione e in modo intenso, diventa di fatto la cosa più importante nella nostra vita. Maggie. Beh, io condivido tutto quello che ha detto Andrea, e in più mi viene da dire che è possibile perseguire un progetto quando si hanno chiari quali sono i propri punti di forza e quando si hanno anche chiari i propri limiti. Perché
non bisogna essere velleitari e non bisogna sottostimarsi, bisogna cercare di raggiungere un equilibrio. Per esaltare appunto le proprie virtù e realizzarle così da essere soddisfatti, così da essere contenti di sé, ma al tempo stesso bisogna anche riconoscere che certe cose non le sappiamo fare e quindi non dobbiamo essere chiamati a farle o non ci dobbiamo mettere esageratamente alla prova. Secondo me l'equilibrio nella conoscenza di sé, dei propri pregi e dei propri difetti è una carta vincente che io augurerei a tutti i giovani e meno giovani. Esatto, la centralità io la ricerco ancora adesso, quindi nonostante oramai dirmi giovane è un po' così, ma mi ricollegherei a quello che stai dicendo, perché Maggie, io l'ho presentata come direttore della laurea magistrale, ma in realtà fa centinaia di cose, tra cui è un'esperta, insegna appunto diritto commerciale. E quindi la cosa che mi domandavo ad un giovane, se pensiamo alla famosa T delle competenze, che si affaccia a questa professione, consiglieresti di partire con una specializzazione, di approfondire le competenze in maniera verticale o già da quello che dicevi anche di allargare un po' in maniera trasversale le proprie competenze? E poi lo stesso mi piacerebbe proprio un flavor anche da Andrea per la professione del penalista. Ma allora, io sono convinta che innanzitutto serviano delle basi solide e questo vuol dire che inizialmente qualunque giovane deve conoscere le categorie del pensiero e i principi su cui si reggono i sistemi legali. Una volta che si conoscono quelle basi, poi è utile ed è necessario specializzarsi perché il mercato richiede specializzazione, ma la specializzazione non ci deve mai portare ad avere paura di cambiare, a smettere di essere curiosi. Quindi, di nuovo, è un tema di equilibrio. Se si hanno le basi, si ci specializza e poi, se occorre cambiare o si desidera cambiare, quelle basi, quei principi iniziali possono essere utilizzati per produrre il cambiamento. Quindi un mix tra le due variabili. Grazie Maggie, e Andrea, a questo punto ci incuriosisce dal punto di vista della professione del penalista. Sì, certamente. Io forse sono condizionato un po' dall'ambito nel quale opero, ma credo sia fondamentale oggi la specializzazione nelle professioni legali. Per poter emergere, per poter essere presente sul mercato a un determinato livello, credo che sia fondamentale essere profondi conoscitori di una practice, essere molto verticali in un determinato settore. Questo consente al professionista, dal mio punto di vista, di diventare un punto di riferimento per la clientela, ma anche per i colleghi, per altri professionisti. Credo non si tratti solo di una preparazione giuridica e teorica, ma anche di una questione che riguarda un po' gli aspetti pratici della professione, e ciò è reso possibile solo grazie all'attività del day by day nei tribunali, nel rapporto con i colleghi, nel rapporto con i magistrati e con i clienti. Quindi ecco, la practice, specializzazione, la singola practice, la verticalità della professione oggi credo che sia un valore da preservare e da coltivare anche per i giovani professionisti. Grazie, grazie. Come sapete, insomma, le competenze sono un po' nel nostro DNA, quindi queste domande ci interessano molto, ma adesso vorrei farvi una domanda che mi sono posta io più volte, a cui ho dato le risposte più diverse, quindi mi incuriosirebbe sapere cosa ne pensate voi. Nella carriera legale, dal vostro punto di vista, paga di più ed è più smart avere un atteggiamento serve and volley? Quindi d'attacco, un po' snervante anche perché bisogna sempre essere sul pezzo, o un atteggiamento di gioco da fondo. Studio il campo, medito, decido la strategia, mi muovo un po' come una piccola pantera. Quindi vorrei sapere, siccome come ho ammesso prima, non conosco tantissimo in profondità le dinamiche della carriera legale, Maggie, tu che atteggiamento avresti o suggeriresti? Beh, come fanno i campioni nelle partite di tennis, un mix tra le due. Cioè, io credo che nel tempo
si conservi la clientela, si conservi la stima, l'ammirazione a volte dei colleghi e dei clienti perché si ha un solido gioco da fondo campo. Anche se a volte essere veloci sulla palla e chiudere il punto con una volée aiuta. Quindi ancora mi trovo a dire un mix tra le due strategie di gioco. Grazie. E tu, Andrea, appassionato anche tu di tennis, raccontaci. Questa metafora mi piace particolarmente, come sai, e visto anche il periodo caldo di questo sport, quindi siamo sul pezzo, devo dire, a tutti gli effetti. Io credo di non essere in grado di fornire una risposta univoca alla tua domanda, credo che poi la questione dovrebbe essere calata nelle singole situazioni. Penso a questioni di natura giudiziale, quindi nell'ambito di un processo penale in aula, piuttosto che a questioni stragiudiziali di pareristica piuttosto che di consulenza. Certo è, e su questo condivido esattamente quello che diceva Maggie poco fa, è fondamentale investire nel medio-lungo periodo, sia nel rapporto con i clienti, quindi guardare molto a futuro, sia nei rapporti interni, cercare di strutturare un team solido e compatto, investire sui rapporti umani nel lungo periodo, investire sui giovani. Questo credo possa fare la differenza nella nostra professione. Grazie, grazie mille a tutti e due per questi spunti e adesso vorrei chiedervi qualche cosa di un tema che è molto ricorrente, ma noi non vogliamo essere banali. Quando si parla negli ultimi anni di quanto la tecnologia e il digitale stia trasformando interi settori, faccia sfumare i confini, trasformi delle professioni, abbiamo parlato più volte che l'esperienza legale è un'esperienza dove l'aspetto dello human touch è chiave. Ma indubbiamente questa trasformazione digitale starà toccando anche questa professione e mi domando come vedete voi questo rischio opportunità e quali consigli potreste dare per cavalcare l'opportunità riducendone il rischio. Quindi non so, Andrea, parti tu. Assolutamente d'accordo sul fatto che il fattore digital stia rivoluzionando anche il mondo delle professioni. Forse il settore penale è quello meno toccato, più ai margini di questa rivoluzione, arriva sempre un po' dopo rispetto agli altri. Detto ciò, credo che all'interno degli studi legali le modalità di lavoro in team, l'organizzazione del lavoro, i rapporti con la clientela siano profondamente cambiati, se non altro da 2 anni a questa parte. Confidiamo nel fatto, mi permetto di dire, ma non lo dico in modo polemico, che anche la macchina della giustizia, quindi gli uffici giudiziari, possano seguire questa rivoluzione e trovare delle soluzioni ai grossi problemi che tutti conosciamo. Contaminazione pubblico-privato, dici Maggie. E io sono d'accordo con Andrea, nel senso che secondo me la tecnologia offre due grandi opportunità: creare efficienza nella modalità di svolgimento del lavoro, anche quando ci si confronta con l'autorità giudiziaria, e poi è un nuovo tema, è un nuovo mercato nel quale si possono acquisire competenze e trasferire a clienti, studenti, soggetti terzi le competenze che abbiamo acquisito, perché ovviamente sono nuovi fenomeni che vanno anche regolati. Il rischio è che non si sia sempre aggiornati, perché chiaramente sono fenomeni che cambiano molto velocemente e quindi lo studio della tecnologia e della sua applicazione anche pratica richiede continui investimenti e un'attenzione costante. Grazie. Fino a questo punto, in questa chiacchierata, abbiamo un po' capito le vostre prospettive, i vostri punti di vista, consigli che dareste, un po' quello che avete fatto voi. Ma a questo punto vorrei farvi una domanda un po' personale, per chi anche proprio non vi conosce. Insomma, se proprio avete costruito tanto fino ad oggi in maniera molto diversa tra di voi, ma se avete un sogno nel cassetto, cioè quello che pensate di fare da qui ai prossimi anni o qualche cosa che sognate di realizzare, ovviamente da un punto di vista professionale. Ma per quanto mi riguarda, devo dire che io sono molto contenta di quello che faccio.
Quindi il mio sogno nel cassetto è continuare a essere contenta, magari in differenti ambienti, con un cotè più pubblicistico, chissà, però continuare a godermi la quotidianità per quello che la quotidianità mi sa dare, per le persone che incontro e anche per i piccoli progetti che porto a compimento. Secondo me serenità e, tornando al termine che usava prima Andrea, passione sono ciò che ci rendono felici, insomma. E questo mi permetto di dare un consiglio trasversale, non solo per la professione, molto bello. Durante la pandemia con la community ci siamo avvicinati alla mindfulness, abbiamo scoperto di alunni, direttori commerciali, multinazionali che in realtà poi sono molto vicini alla meditazione e sembra che il segreto sia proprio vivi qui ed ora, che non significa superficialità, dimenticare le radici o proiettarsi nel futuro, ma quindi bello, grazie. E tu, Andrea? Sono sincero, al momento non credo di avere un sogno nel cassetto o comunque non l'ho ancora maturato e realizzato. E la speranza, se così possiamo dire, è quella di continuare a realizzare l'attività professionale, così come ho cercato di farlo in questi anni, sviluppando una carriera professionale in questo ambito che devo dire amo più di ogni altra cosa e magari ecco la speranza. In più, o il desiderio ulteriore potrebbe essere quello di essere aggregativo rispetto a giovani talenti, cercare di individuare sul mercato giovani professionisti motivati, competenti, che vogliano condividere con me e con noi, con tutto il mio team, un progetto professionale, credo, ambizioso e per il futuro. Grazie, questa cosa è molto bella perché leggo tra le righe appunto il fatto di creare delle piattaforme di co-creazione. Io, ad esempio, sono un po' contraria ai brevetti, no, scherzo, però quando uno ha delle idee, credo molto più nella co-petition che nella competition, cioè nel senso che si ha la possibilità, se uno è bravo, può emergere e arricchendoci, quindi dando la possibilità a tutti di co-creare, che è un po' lo spirito della nostra community, sicuramente si possono fare grandi cose più che piccoli gruppi. E a questo punto, dicevo prima che io sono un po' ignorante in materia legale, mi piacerebbe, siccome chi mi conosce sa che sono appassionatissima di semantica, di scrittura, amo molto il potere della parola, mi piacerebbe sapere se avete una massima legale che vi portate nel cuore e perché. Domanda difficile, No, no, no. La dai. mia massima è pacta sunt servanda, che vuol dire bisogna rispettare i patti, bisogna tenere fede alla parola data. Per me è molto importante. A me piace fidarmi delle persone, la fiducia è ciò che aiuta anche la creatività e la condivisione. E perché ci sia fiducia, bisogna tenere fede alla parola data e assumersi gli impegni e portarli a termine. Quindi pacta sunt servanda è la mia massima. Bene, la fiducia. Noi abbiamo anche degli esperti in università che hanno scritto decine di libri, no, sulla fiducia, e anche quello è un po' un segreto che è un collante fondamentale per fare belle cose per noi, ma da lasciare anche, insomma, chi ci vive vicino adesso e domani. E sentiamo il punto di vista maschile del giovane maschio. Non so se sia una massima, ma è una frase che gradirei condividere con voi di Theodore Roosevelt, che come sapete è stato il 26° presidente degli Stati Uniti, più giovane al tempo presidente degli Stati Uniti d'America. La giustizia non consiste nell'essere neutrali tra quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma nello scoprire giusto e nel sostenerlo, ovunque si trovi, contro ciò che è sbagliato. Io questo credo sia un principio fondamentale del nostro ordinamento, della nostra cultura giuridica, perché da penalista mi sono sempre sentito in dovere di difendere il giusto, di difendere l'imputato, a prescindere dalle contestazioni che vengono mosse dal pubblico ministero, dalla pubblica accusa, perché credo che sia fondamentale garantire a ogni individuo un giusto processo, cercando la migliore difesa per ogni vicenda processuale, anche le più delicate, anche le più spiacevoli, perché questo è un valore fondamentale del nostro ordinamento e noi come avvocati
e in particolare come avvocati penalisti dobbiamo essere i garanti di questi principi all'interno del nostro ordinamento. Ecco, credo che questo, prima abbiamo parlato di persone, di umanizzazione, quello che diceva adesso Andrea, è un qualche cosa che forse rende questa professione affascinante, no? Nel senso che tante volte appunto ci sono dei bias attorno a questa professione, ma che se poi la portiamo al vero nocciolo è veramente la difesa, la tutela dell'umanità che c'è in qualunque persona. Quindi adesso non mi vorrei sbilanciare, ma potremmo trovarci a bere un Brunello di Montalcino una sera e parlarne a porte chiuse, perché anche qui è un tema che sfuma nell'etica, nelle delicatezze un po' particolari. Quindi grazie, questa non la conoscevo, sono una appassionata di presidenti americani, ma questa di Roosevelt non la conoscevo, Andrea, perché è vero che li prepariamo un po' queste cose, ma io non so le domande che le risposte che i miei ospiti mi danno, quindi grazie. A questo punto, visto che siete stati così simpatici, farei un'ultima domanda che è legata proprio anche qui, prima vi ho chiesto il sogno nel cassetto, ma addirittura se voi foste costretti a lasciare la terra, andare a vivere e a lavorare da un'altra parte, quali sono le due cose imprescindibili che dalla terra vi portereste? O magari anche cosa proprio lascereste qua e non portereste di là. Quindi Maggie, se vuoi, qui lasciamo sempre un po' la cavalleria, lasciamo sì, alla sì, nostra Maggie. Ma allora, cosa non porterei con me? Beh, innanzitutto giudicare dal video le occhiaie, le borse sotto gli occhi. E poi la piccineria delle persone, la stupidità, come diceva prima Andrea, l'invidia, la gelosia. Cosa porterei con me? Porterei con me la soddisfazione che si prova quando si fa qualcosa, quando si realizza un risultato, al di là di quello che pensano gli altri del risultato realizzato. L'hai fatto. E questo a me dà molta soddisfazione, mi porterei questa sensazione e poi mi porterei le risate con gli amici, quelle per cui ridi a crepapelle, quasi ti lacrimano gli occhi, ti fa male lo stomaco, ti manca il fiato, ecco, porterei via con me quello. Ve l'avevo detto che è simpatica. Vai Andrea. Due aspetti totalmente diversi tra loro. Il primo, credo il contesto familiare, il contesto sociale nel quale sono cresciuto, credo che mi abbia dato tantissimo, la mia famiglia, i miei amici, le persone con cui sono cresciuto in questi anni, e mi abbia consentito di realizzare fino ad ora al meglio la mia carriera professionale. Quindi questo è un aspetto che porto e porterò sempre nel cuore e dal quale non posso prescindere in alcun modo. L'altro aspetto è molto più banale, molto più pratico, una sorta di taccuino, di diario di bordo, e nonostante la giovane età io sono un po' alla vecchia in questo senso, e quando devo appuntarmi qualcosa di veramente importante lo faccio con carta e penna, e quindi ogni tanto mi vengono delle riflessioni, degli spunti, ho la necessità, il bisogno fisico di scrivere per ricordare, per cristallizzare alcuni momenti, alcune idee. Quindi questo per me potrebbe essere un elemento fondamentale da portare via con me. Grazie Andrea, e io condivido, conosco la mamma e il papà di Andrea, più giovani di lui, nello spirito e nel cuore, quindi capisco perché li porterebbe, e capisco anche il taccuino. Nella mia squadra, in direzione, mi prendono tutti in giro perché io scrivo, stampo, penna e carta, quindi vuol dire che sono giovane anch'io. Ragazzi, grazie perché ci avete reso, come potrei dire, accessibili e stimolanti anche concetti magari lontani da molti di quelli anche che ci ascoltano oggi. Ci avete fatto battere un po' il cuore e la mente, ci avete dato proprio un po' di food for thought, quindi proprio cibo per pensare. Non facciamo mai le seconde puntate, ma chi può dirlo, potremmo fare una seconda puntata sulle materie giuridiche.
Ma a marzo ci aspetteranno due grandi amici sempre della community, parleremo di brand, di Made in Italy con Matteo Lunelli e Bruno Busacca e quindi certa che insomma vi sarete divertiti e non esitate a continuare a scriverci commenti nella chat, potete anche riascoltare queste puntate dei 1800 secondi, dateci idee, dateci stimoli. E grazie ai nostri due amici per questa mezz'ora davvero bella. Grazie. Grazie a te. Grazie a te, è stato molto divertente. Ciao a Già, tutti. molto divertente.